Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Stefano D, che mi chiede di parlare del film del 1999 della Pixar, terzo loro lungometraggio, secondo della serie Toy Story. Toy Story 2 quindi segue il capodopera di Toy Story. Incredibilmente è forse più divertente, seppur l'altro probabilmente inventa tutto ciò che noi vediamo in questo secondo capitolo. Stavolta Woody, è per salvare un amico per puro caso, va a rifinire su una bancarella praticamente di giocattoli usati, dopo che Andy è partito per un campeggio western, a stile western, che a Woody gli si è rotto un braccio, ha dovuto lasciarlo lì. A quel punto, per cercare di aiutare, insomma, un ex giocattolo a non essere venduto su questo banco, appunto, della roba usata, in realtà viene rubato da un collezionista stronzissimo che sa che ci potrà fare i soldi mandandolo a Tokyo insieme ad altri, perché insomma poi Woody scoprirà davvero da dove viene. I nostri giocattoli amici di Woody, ovvero Buzz e tutti gli altri, decidono praticamente di seguirlo e cercarlo di liberarlo. Questa è la trama più o meno molto semplice. E quello che funziona tantissimo un'altra volta, prima di tutto, è l'animazione, che per l'epoca è esaltante. Il regista John Lasseter fa un lavoro davvero enorme, anche di scrittura sui personaggi, che cominciano a incontrare la propria nemesi, forse il proprio amore, Buzz con Jessie, e l'idea appunto di questi nuovi amici che forse Andy troverà alla fine del film è ganzissima. Ma è proprio un film strutturato benissimo. Da una parte abbiamo dei personaggi che sembrano buoni, poi diventano cattivi, dalla dicotomia bene e male non è poi così divisa. Ci affezioniamo di più sempre a questa idea appunto di questi giocattoli, che diventano sempre più consapevoli del fatto che una volta che Andy crescerà praticamente non potranno più essere quelli che sono sempre stati. E attraverso questa rincorsa, attraverso questa cerca di fuga, da una parte abbiamo questo montaggio, diciamo, alternato, se vogliamo, da una parte Woody che deve stare rinchiuso con questi che praticamente sembrano tanto buoni, ma che poi in realtà hanno l'unico scopo di andare a Tokyo e diventare famosi, specialmente Stinky, il cattivo, diciamo così. Dall'altra parte invece c'è l'altra parte del film, cioè la ricerca, e quindi la continua struttura ad andare avanti di Buzz, che anche lui scoprirà segreti su se stesso, su suoi alter ego, su suo padre e tanto altro. È un film che convince alla stragrande. È proprio uno di quei classici film di animazione belli a dire poco, cioè è un grande film anche se non fosse l'animazione. Un film che ragiona un'altra volta sull'amicizia, sul sentimento della perdita, sul sentimento anche di essere unico, di volersi sentire qualcosa di speciale ad ogni costo, diritto, divertente, pieno di battute, eppure anche di azione, eppure di dramma. Quindi uno di quei classici film della Pixar che adesso rimpiangiamo come pochi, pieno di inventiva, come ho detto, visiva, inventiva proprio nella messa in scena, una regia fantastica, una musica azzeccatissima. Per un film che, come ho detto, ha dal suo ritmo, ha dalla sua passione, ha dalla sua dei personaggi fantastici quando arrivano, come ho detto, tutti gli altri, la Barbie, tutto è tutto fantastico in questo film a livello proprio visivo. Visivamente all'epoca mi stupì perché fecero passi da gigante, anche mi pare da Bugs Life, che era quello prima di questo, fra Toy Story, ed è un film che mi stupì perché riuscì, secondo me è riuscito a superare a livello narrativo, a livello divertimento, l'originale, che pur già era un capolavoro, nel senso che non si era mai visto nulla del genere. Questo probabilmente perde l'effetto sorpresa dell'animazione, seppur migliorata dell'80%, però acquista in maggiore spessore nei personaggi, diventa un film più adulto, anche adatto perfettamente per i bambini. Colpisce e picchia nei punti giusti per riuscire a smuovere le sensazioni e le emozioni delle persone senza banalizzarle, senza trasformarle in mera cazzata, e quindi è un film perfetto per i ragazzini, che potranno crescere attraverso un'idea probabilmente un po' più umana del mondo, che se il mondo nostro in realtà di questi tempi sta sempre più cancellando per l'edonismo e la voglia del pensiero dell'essere io a tutti i costi, questo film invece è bellissimo proprio perché l'unione, diciamo, di tanti io fanno la forza in realtà, e qui è la cosa veramente bella del film. Non dovrei nemmeno stare qui a dirvelo, perché è un film, ripeto, che probabilmente ha visto tutto il mondo ed ha fatto anche bene. Io comunque il link Amazon lo metto qui sotto, di Toy Story 2, naturalmente le solite cose, donate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, tutte le cose, il pippo, la campanellina, fate tutto quello che fa contento il Fusciante per poter continuare a fare le sue recensioni e tenere in piedi questo canale. E soprattutto, se amate l'animazione, fatevi il primo, il secondo, il terzo Toy Story, che male un cascata, il quarto lo potete anche lasciare lì, poi se siete completisti fate come vi pare, il link di Toy Story 2 è qua sotto e io lo considero un acquisto assolutamente obbligato. Poi, al solito, l'ultima parola è sempre la vostra.